grazie di esserti iscritto al canale e grazie agli abbonati che sostengono il nostro lavoro. Abbonarsi è un modo per vedere tanti video speciali in più e per aiutare la libreria. E da oggi, con il nuovo pulsante Grazie, potrai aiutarci nei nostri progetti partecipando alla raccolta fondi. Cerca sotto ogni video il pulsante con la scritta Grazie. È arrivata una mail decisamente interessante da parte di Massi, che chiede se la numerologia può aiutare nella comparazione di mappe numerologiche in una coppia per valutare se esiste un percorso evolutivo che viene definito nella relazione. La domanda è effettivamente molto interessante e per questo abbiamo scelto di dedicargli un video. La mappa è il progetto della persona che arriva e che inizia un cammino. Ha un potenziale che deve essere portato in manifestazione, che si spera venga portato in manifestazione. Quindi la mappa è un ponte tra l'invisibile e il visibile, tra il piano da cui arriviamo prima del grande tuffo nella materia e il nostro cammino una volta nati. Quindi c'è un progetto che porta con sé delle sfide e porta con sé dei talenti da portare in manifestazione. Naturalmente ci sono mappe particolarmente risonanti, cioè costituite da archetipi molto simili, da numeri che vanno d'accordo tra loro in sostanza. E quindi lì scatta, soprattutto per alcuni di questi archetipi, mi riferisco in particolare al numero dell'anima, per esempio, il totale delle vocali, il numero dell'anima che parla dei desideri del cuore, della nostra dimensione privata, intima, dell'anelito che ci anima, quando è lo stesso numero in due persone, naturalmente c'è una sorta di riconoscimento. Quindi spesso si va molto d'accordo. E così accade anche quando noi abbiamo una sfida in particolare, cioè un numero che con le sue qualità, con le sue caratteristiche, viene provocandoci affinché noi possiamo portare quelle qualità da ombra a luce, da provocazione trasformarle in un potenziale da portare appunto in condivisione, in manifestazione. Così, se noi non stiamo facendo un certo lavoro, va da sé che incontriamo una persona che o ha lo stesso tema attivo e quindi mi fa proprio vedere con uno specchio chiaro come funziona quando quel lavoro non si fa, oppure ha quello stesso aspetto in piena luce e quindi mi sta dando la possibilità di vedere, non adagiarmi e appoggiarmi su questa persona che sta portando quell'energia in manifestazione, ma come io posso fare il lavoro per riportare quella energia che sta un po' nascosta, un po' sfidante, da riportarla in luce. Così le chiamiamo in numerologia, in ombra, in luce, quando ha degli aspetti depotenzianti e quando invece è in piena manifestazione. La sintesi è questa. Pertanto, se noi andiamo a comparare due mappe numerologiche di due partner, che possono essere nella vita affettiva o nella vita professionale, possiamo immediatamente cogliere quali sono gli archetipi, i numeri che tra loro sono in buona relazione e quelli che invece possono essere in contrasto. Naturalmente noi lo vediamo sempre, il contrasto, come opportunità di lavoro, come opportunità di trasformazione. Così vediamo anche quando in una coppia si corre il rischio di adagiarsi in una certa situazione perché è compensativa. E quindi non è soltanto il comprendere, ah ecco perché con questa persona magari ho una relazione un po'
contrariata, o ecco perché con questa persona ho una relazione di grande armonia, perché mi vado specchiando con le mie parti. Quindi nella mappa noi non dobbiamo trovare semplicemente la conferma di quello che noi pensiamo e lì ci fermiamo. Dobbiamo trovare del materiale per l'incessante scopo che abbiamo, che è quello di lavorare su di noi, per portare in luce tutto quello che possiamo portare in luce della mappa, in manifestazione tutto quello che possiamo portare in manifestazione della nostra mappa e al massimo livello di vibrazione possibile. Quindi questo si fa soltanto lavorando e lavorando incessantemente. Si può fare un passaggio in più. Si possono sia comparare le mappe e quindi vedere, ad esempio, se nell'anima, è ovvio che in una relazione di coppia è uno degli archetipi che vanno assolutamente presi in considerazione assieme. Quindi andare a vedere se quei due numeri sono in armonia tra loro, se hanno istanze simili o istanze completamente differenti. Si va a vedere anche i cicli di vita di ciascuno dei due, perché magari una persona sta vivendo un anno personale che è improntata all'esteriorità, all'incontro, al viaggio, e l'altro sta vivendo magari un tempo che è più di introspezione, di silenzio, di ascolto, più meditativo. Ed è interessante comprendere che magari il disaccordo che può nascere non nasce da un allontanamento, ma semplicemente da un vivere istanze differenti in un certo arco di tempo. Per cui si lavora come comparazione trovando queste informazioni e allo stesso tempo come strumento per comprendere quali sono i punti su cui lavorare muovendomi verso l'obiettivo, che è quello di essere un essere totale. Essere totale non è sinonimo di essere asociale, quindi sto in relazione ma non con l'obiettivo di trovare qualcuno che mi completi o che pensi lui alle parti di cui io non ho voglia di occuparmi, ma sempre andando nella direzione di essere un essere totale, completo, pieno. E così con riguardo pormi nelle relazioni, in tutte le relazioni, e per risonanza attrarrò a me individui che sono nella stessa pienezza e che non vanno cercando stampelle o mamme. Un altro elemento che è interessante osservare nella comparazione delle mappe di relazione è quello della sfida. La sfida principale e le sfide secondarie, naturalmente avere la stessa sfida in una coppia, in un gruppo di lavoro o in famiglia è estremamente interessante conoscerlo. E proprio come opportunità di trasformazione. Sul come trovarlo, nella playlist trovate negli elenchi un video proprio dedicato al calcolo della sfida principale. E questo è un altro elemento interessante. Poi si può fare una cosa in più, che è quella della integrazione, e quindi vedere, e qui si dà una risposta più precisa alla domanda che l'amico Massi faceva, e vedere proprio qual è il progetto che le due persone assieme hanno come obiettivo. Quali sono i numeri che nascono dalla comparazione di alcuni dei numeri che derivano dalla mappa, in primis se è una coppia i numeri dell'anima e quindi le vocali soltanto di nome e cognome, anche il numero del destino che nasce dalla data di nascita, le sfide, vi dicevo l'anno personale, queste sono i più importanti.
Poi se è una relazione che ha un grado di condivisione importante, se sono persone che stanno lavorando su di sé, allora anche la quintessenza è un altro numero importante. Ma certamente lavorare insieme, lavorare con le mappe di relazione offre spunti molto, molto profondi anche riguardo la tolleranza. Perché conoscere la propria mappa apre al proprio valore e quindi anche al riconoscere il valore dell'altro. Il video seminario di Alessandra Pizzi, Numeri e Destino, è disponibile al link che si trova sotto al video nell'info box o nel nostro shopping online www.cavuresoterica.it alla voce video seminari.